In uno degli articoli che ho scritto sul mio blog e che trovi qui in descrizione, ti ho parlato del growth mindset e di come la giusta mentalità può aiutarti a far crescere te e la tua azienda. E oggi in questo video voglio approfondire con te l'argomento perché è molto interessante e può aiutare anche te. In Italia, ahimè, il concetto di growth mindset non è ancora molto diffuso. E per spiegarti meglio cosa intendo, prova a farti un esempio. Esistono due tipi di approccio quando ti trovi davanti ad un problema: un imprevisto o, perché no, una difficoltà. C'è chi vede tutto negativo e si blocca, trova mille scuse o, peggio ancora, inizia a farne una tragedia. Secondo queste persone, trovare una soluzione è troppo difficile e se c'è qualcosa che non funziona, non è colpa loro, ma dipende da fattori esterni. Dimmi nei commenti se anche tu conosci persone di questa mentalità. E poi, invece, c'è chi si carica, si motiva e, attratto dalle sfide, non vede l'ora di mettersi in gioco. Ecco, questa è una mentalità di crescita. Questo è il growth mindset. Uno studio americano ha effettuato un test per capire in che modo il cervello di una persona fixed mindset e quella di una persona growth mindset reagissero davanti ad un imprevisto. E quello che hanno scoperto è davvero molto interessante. Gli scienziati hanno visto che un fixed mindset preferisce imbrogliare invece di studiare per trovare una soluzione. O in alcuni casi spera di trovare conforto andando alla ricerca di persone meno brave di lui. Ma tutti i fixed mindset hanno rivelato una caratteristica comune: sono fuggiti dalle difficoltà, scappano dagli errori, non affrontano le sfide, preferiscono crogiolarsi nella mediocrità invece di trovare un modo per riuscire ad emergere. D'altro canto, le persone growth mindset invece si impegnano profondamente. Il loro cervello è sempre pieno di attività e cercano di imparare qualcosa da ogni situazione, anche quello più difficile. Quando commettono un errore, sono pronte a chiedersi perché, cosa c'è che non ha funzionato, e correggono subito le cose che non andavano. Se sei un imprenditore, è importante avere una mentalità di crescita per affrontare e superare al meglio tutte le sfide che ti troverai davanti. Ma è altrettanto importante condividere questa mentalità con i tuoi dipendenti ed evitare che si accontentino dei risultati che stanno ottenendo. Cosa puoi fare allora da imprenditore per riuscire ad ottenere il meglio da ogni tuo dipendente e avere così un'azienda intera orientata al growth mindset? Ecco alcune cose che possiamo fare secondo Carol Dweck. Prima di tutto, possiamo iniziare a mettere in evidenza l'impegno, gli sforzi e i miglioramenti dei nostri dipendenti. In questo modo, riusciamo a fare un apprezzamento sincero, basato sul loro atteggiamento, e si evitano frasi fatte e banali che di solito non funzionano a nulla. Ma ragionare in questo modo non serve soltanto ad avere dipendenti più felici e motivati. Iniziare ad analizzare gli sforzi che facciamo, i progressi che otteniamo, i miglioramenti che abbiamo raggiunto, serve anche per analizzare te stesso. Se vuoi avere una mentalità di crescita, devi innanzitutto essere orgoglioso dei risultati che hai ottenuto e devi trovare la spinta per fare ancora meglio. D'altronde, se hai deciso di iniziare la tua avventura da imprenditore, sei una persona che non si accontenta e che punta sempre al massimo. Non è così? Per cambiare, devi dare un valore diverso allo sforzo che compi e alle difficoltà a cui vai incontro. Forse in passato lo sforzo e le difficoltà ti facevano sentire non all'altezza e ti veniva voglia di gettare la spugna. Ma se riesci a trovare la spinta giusta per superare i tuoi limiti ed affrontare le sfide con motivazione, potrai ottenere risultati straordinari. Ricordati che ogni errore può diventare una forma di apprendimento. Dipende tutto dal tuo modo di vedere le cose. Le sfide possono far nascere in noi la voglia di risolvere un problema, oppure metterci nelle condizioni di arrenderci, perché siamo convinti che non riusciremo mai a superarle. Nel mio blog trovi un articolo dove ti spiego come sfruttare il growth mindset nella tua azienda e quali sono le quattro variabili fondamentali su cui puntare per sviluppare una mentalità di crescita e diffonderla anche fra i tuoi dipendenti e collaboratori. Se non hai ancora letto l'articolo, non ti preoccupare, ti faccio subito un breve riassunto. Prima variabile: devi studiare giorno dopo giorno. Il mondo si evolve sempre più rapidamente e le informazioni che hai studiato 1, 2 o 10 anni fa probabilmente sono diventate obsolete.
Se vuoi restare al passo coi tempi, devi continuare a studiare e formarti quotidianamente. E lo stesso dovrebbe valere anche per le tue risorse. Seconda variabile. Sbagliare fa parte del processo di crescita. Tutti noi sbagliamo, anche se spesso è difficile ammetterlo, soprattutto a noi stessi. E sai perché? Perché spesso associamo gli errori al fallimento. Ma la verità è che ogni errore è un passo decisivo verso il successo e verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Evitare gli errori è impossibile. Tutto quello che devi fare è accettarli e prenderli come fonte di insegnamento per fare meglio e cercare di non ripeterli in futuro. Terza variabile. Promuovi l'innovazione. Nella tua impresa devi diffondere la mentalità che imparare cose nuove e sviluppare una cultura digitale e aziendale condivisa. Volta all'innovazione e all'adozione di nuove strategie è fondamentale. Non si tratta più di una scelta, ma è diventata questione di sopravvivenza. Se vuoi prosperare, con la tua azienda devi adattarti attivamente alla trasformazione digitale. Quarta e ultima variabile. Lavora con persone motivate. Come abbiamo visto prima, avere una mentalità di crescita è fondamentale. Non solo per te, ma anche per tutti i dipendenti e lavoratori che sono in squadra con te. Come imprenditore, il tuo compito è quello di motivare le persone a dare il meglio di sé e incoraggiarle a raggiungere gli obiettivi individuali e aziendali. Bene, in questo video ho voluto condividere con te alcune informazioni sul growth mindset e su come sviluppare una mentalità di crescita all'interno della tua azienda. Se il contenuto ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, lascia un like e ovviamente commenta qui sotto. E se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Anche per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.